Detenuto al centro della difesa, il 19enne Serao, viste le squalifiche di Cuicchi e Rosa. Nella Roma ancora assente Balbo, si è infortunato anche Totti e Mazzone ripresenta Fonseca. A centrocampo statuto è preferito a Cappioli. Arbitra il signor Quartuccio di Torre Annunziata. La partita comincia su ritmi blandi, il Padova non ne può più di sconfitte e tenta di evitare attacchi a testa bassa. Longhi ragiona a metà campo, ben sostenuto da Craik. In avanti Vlahovic appare in serata. La Roma si adegua, Giannini detta i tempi dei suoi, tra i quali solo Carboni dimostra buona volontà. In avanti del vecchio Latita e Fonseca si nasconde. Al settimo c'è un affondo di Vlahovic, scende bene il giocatore bianco scudato, tocca per Craik, il cui tiro non impensierisce Cervone. Poi Vlahovic subisce fallo, ma si rialza quasi subito senza danni. Ma l'arbitro Quartuccio, paradossalmente, obbliga il padovano a uscire comunque, con la Barella nel frattempo entrata in campo. Vlahovic ovviamente rientrerà subito dopo e finalmente la partita si anima. Longhi tocca per Coppola, gran tiro, Cervone si allunga e respinge deviando poi in angolo anche la ribattuta di Vlahovic. Ancora il croato protagonista subito dopo, angolo di Craik e colpo di testa perentorio appena alto. Ma in chiusura arriva la frittata della difesa patavina. Statuto manda in aria verso Fonseca che stoppa di petto a seguire. Serao e Giampietro vanno in amnesia, Nava non c'è e il colpo del romanista finisce in rete. Roma 1, Padova 0. Rivediamo il lancio di Statuto, il controllo e tiro in rete di Fonseca. E si va al riposo. Ripresa, la Roma presenta in campo Terna per Del Vecchio. Evidentemente Mazzone vuole monetizzare al massimo il gol di vantaggio. E la Roma sfiora subito il raddoppio. Giannini per Di Biagio, scende il centrocampista, tiro, deviato, palla in aria e rovesciata di Fonseca, vola Bonaiuti e palla in angolo. Nel Padova entra Van Utrecht per Coppola e Fiore per Longhi, la Roma risponde con Cappioli per Di Biagio e il Padova tenta di raggiungere il pari, ma Vlahovic non sa concludere davanti a Cervone. Premono ancora i biancoscudati ma non riescono a concludere nonostante la buona volontà, la porta di Cervone rimane tabù. E così la Roma può controllare agevolmente la partita con tutti i reparti serrati intorno a Capitan Giannini, ancora una volta molto positivo e il migliore dei suoi. Al 37esimo Cappioli ruba un bel pallone a centrocampo, lancio subito per Fonseca e Cappioli scende in area per raccogliere il corto cross del compagno. Controllo, girata e gran tiro in rete, Roma 2, Padova 0. L'esultanza di Cappioli e possiamo rivedere il passaggio di Fonseca, controllo e gran tiro. Ma i giallorossi, come ultimamente spesso accade, sono in vena di regali. Aldair serve bene Vlahovic che non si fa pregare, mette a sedere in successione lo stesso brasiliano, poi Lanna e Cervone ed è il 2-1 finale. Per la Roma meritata quarta vittoria di fila. Per il Padova, malinconicamente ultimo e ormai in Serie B, basta ricordare l'ottava sconfitta consecutiva. Vediamo lo studio.